Allora, Paratodos, come dicevi prima, è un contenitore di tanti progetti sociali. Nell'aprile del 2021 abbiamo una scuola per ragazzi stranieri che non possono accedere ai CPA, alle altre strutture, e uno dei ragazzi, Mamadou, ci ha detto: da domani devo uscire dai dormitori, non mi danno più la possibilità di rimanere e chiudono. In quel momento abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa e abbiamo pensato, quindi, visto che era il periodo pandemico, le attività del Paratodos erano abbastanza ferme, di aprire lo spazio e fare dormire queste 30 persone che abbiamo intercettato. Da subito abbiamo cercato un'interlocuzione con la loro giunta Guarina, con l'assessore, e per dire tenete aperto almeno i dormitori, visto che queste persone che noi abbiamo intercettato erano persone che potevano pagare un affitto, in quanto tutti i lavoratori, chi precario, chi a tempo indeterminato, chi a tempo determinato, quindi persone che possono pagare un affitto ma vengono escluse dal mercato della casa, sia pubblico che privato. Prima giustamente Renzo diceva che ormai il processo di turistificazione e gentrificazione permette alle persone che hanno un appartamento di affittarlo ai turisti piuttosto che alle famiglie, alle giovani coppie, agli studenti, per cui parliamo diciamo così, diritto alla casa non solo per il senza dimora, che a volte sono senza dimora per necessità, non perché come una volta magari giravano e facevano una vita nomade, tra virgolette. Qui parliamo di persone che non possono più avere un diritto sancito e quindi noi in questo momento ospitiamo 50 persone in questo spazio che abbiamo recuperato dal 2015, uno spazio abbandonato. Privato che abbiamo recuperato dal 2015 e abbiamo sempre usato per le emergenze abitative di persone italiane, sfrattate, persone straniere escluse dai circuiti dell'accoglienza, e sempre di più oggi vediamo queste persone escluse dai circuiti dell'accoglienza, e in questo momento siamo come dire, pieni, cioè abbiamo persone che ci chiedono l'ospitalità ma non possiamo perché ormai è pieno lo spazio che l'abbiamo denominato il Ghibellin Fuggiasco, no? Per dare anche un senso all'ospitalità di queste persone. In questo momento chiediamo che come dire, uno dei tanti edifici abbandonati nel comune di Verona, e qui abbiamo un articolo di qualche mese fa, che a Verona ci sono 416 edifici inutilizzati pubblici. Sono abbastanza, ne basterebbe qualcuno per risolvere il problema parziale, temporaneo, per queste persone che dopo si possano reinserire in un progetto di vita che, come diceva prima Renzo Fior, dovrebbe essere sacrosanto e sancito, no? Noi lo diciamo subito, noi abbiamo in qualche maniera forzato, occupando, riappropriandoci di un bene abbandonato da 30 anni, no? Però sappiamo anche che ci sono alcuni comuni, prima c'era scritto anche alle nostre spalle, il comune di Milano ha messo un articolo nell'ultimo piano urbanistico e dice che gli spazi chiusi, abbandonati, anche privati, se entro 5 anni il proprietario non li riusa e non li sistema, possono essere in qualche maniera ridestinati a una funzione sociale, come dall'articolo 42 della Costituzione. Questo potrebbe essere un esempio, ma gli spazi pubblici e quindi degli enti pubblici è abbastanza scandaloso che rimangano chiusi, vista la necessità di alloggi per tante persone. Questa è una delle tante proposte. Noi all'epoca e anche con questa amministrazione abbiamo proposto un progetto, una specie di hotel sociale l'abbiamo chiamato, no? Dove ospitare non solo i lavoratori stranieri che, come dico, possono permettersi di pagare un equo canone, tra virgolette,
ma anche studenti, per non creare questa forma anche di ghetto, no? Ma anche lavoratori che vengono da altre regioni per lavorare nella scuola piuttosto che in altri enti pubblici. E un progetto come quello di Renzo, della cooperativa La Casa, che si automantiene con gli affitti, le spese che i lavoratori possono permettersi di pagare. Quindi è un progetto fattibile utilizzando uno dei tanti immobili. Noi siamo qui in attesa, anche perché diciamo così che ormai è saturo il Gruppo Fuggiasco e quindi sarebbe ora, insomma, che diventasse qualcosa di più degno. Abbiamo Baba, che vorrebbe parlare in inglese, se possibile. Abbiamo anche una ragazza che traduce, perché è più fluido per lui parlare in inglese, anche se sa bene l'italiano. Io lascerei la parola a lui, sì, a meno grazie che grazie mille. Grazie anche della testimonianza, Baba, se vuole avvicinarsi appunto la traduttrice. E poi appunto chiuderemo il tavolo, quindi grazie. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, I greet everyone. Buongiorno a tutti, signori e signori, io saluto tutti quanti. Okay. I thank God today also I get this great opportunity to come sit down here. Vi ringrazio per questa grande opportunità di essere qui seduto e parlare con voi. Because the terrible situation we are in here. Perché l'estrema situazione in cui siamo. We are in the difficulty here, really. Siamo in grande difficoltà. Because someone who is living here like 7 years. Qualcuno che abita qui già da 7 anni. Without no place. Non ha alcuno spazio, una casa. Because we are not a criminal. Non siamo dei criminali. We are regular here. Siamo regolari qui. We are working here for 7 years paying tax. Noi stiamo lavorando qui in Italia da 7 anni pagando le tasse. And the tax that we are paying, that is developing the country. E queste tasse aiutano a sviluppare il paese. Why we are asking for house we don't get it? Perché non ci sono case a cui noi abbiamo accesso? We are living in this the casa abandita where 30 people is living. Stiamo ancora vivendo in questa casa con altre 50 persone. I would thank God for Parados today. Sorry, I would thank vuole ringraziare il Parados. Because they are trying for us a lot. Perché ci stanno comunque provando ad aiutarci. Because today I like to talk in Italian language. But unfortunately I can't, because I know both school here, you understand. Vorrei tanto parlare italiano oggi, ma non ci riesco perché qui non vado a scuola. Because now Parados, they teach also Italian language there. Ci stanno anche aiutando il Paratodos a imparare l'italiano. But what I want to talk about is that let Comuna to help us, you understand, for house. Vorrei parlare oggi però dell'aiuto che ci serve dal comune e dalla loro comprensione sul fatto che ci serva una casa. Yeah. Let Comuna know that we are regular here, we are paying tax and we are regular, you understand? Vuole sottolineare che loro sono regolari, stanno pagando le tasse e quindi vorrebbero una casa regolare. For 7 years living outside in this hall is not easy. Vivere per 7 anni in questa situazione non è facile. Because right now some people they are losing their job because there's no place. E alcune persone stanno anche perdendo il lavoro perché non c'è più spazio. And we don't like to be like that. You lose your work, you don't get work, you understand? You get document, you don't get place. So your couple, employer, they call you for work, but you don't get place. You leave the work. Quando perdi il lavoro perdi anche la possibilità di riottenere un lavoro, anche se hai i documenti, e il fatto di non avere un'abitazione non aiuta in questo processo. Where we are living, the private place where we do Georgia is one place working, but the other side is not working, you understand? C'è solamente una doccia funzionante al momento laddove abitano loro. And 30 people is living here, we use one bagno right now at this moment. E c'è solamente un bagno completo. And God is coming, we use the firewood to put inside the stufa. E ci manca anche la legna da mettere nella stufa. And this is not fair, I'm paying tax.
E non è giusto, non è equo, perché comunque noi stiamo pagando le tasse, vorremmo. So I think this state of Kupuna could help us for a place where we can live a better life, you understand? Okay. Out of this situation. E sta chiedendo al comune un aiuto e una comprensione maggiore di questa situazione, un aiuto concreto nel ricevere comunque dei servizi. Yeah, because if you look at the immigrant situation here, it's very terrible. You see people sleeping outside, no place. Se si guarda la situazione di migranti al momento, vediamo anche delle persone che stanno vivendo direttamente sulla strada. We are in this and for 7 years, not today. In 7 years, some live here for 7 years, some in this 5 years, 6 years. Qualcuno sta vivendo in questa situazione all'interno della casa da tanti anni, 7, 6, 5 anni, è comunque una situazione lunga. Yeah. And we hear also that they bring a law that we should pay the medicine. Like if you're sick, you go to hospital, you pay like money, you understand. And for us, what we eat is the problem. To kill yourself, you understand? L'altro problema è anche l'accesso alle cure, perché molto spesso si trovano in una situazione di dover scegliere se comprare da mangiare o comprare le medicine, e questo insomma è una scelta molto difficile. For us, we appeal for the government to they should help us, you understand, but they should not put the difficulty on top of us, so it's hard. È veramente difficile, perché quello che stanno chiedendo al governo è di non aggiungere difficoltà alle difficoltà che loro stanno già vivendo. So, that's my words. Grazie. E questo è quanto volevo dire. Grazie, grazie Baba, grazie.